l'iniziativa del Comune di Teramo per ricordare, insomma, la Shoah, la giornata della memoria. Qui siamo alla Lamagna del convitto Delfico, oggi un'importante testimonianza. Sì, è una importante giornata perché noi non soltanto ricordiamo un triste avvenimento, cioè la Shoah e quindi la discriminazione degli ebrei, e non soltanto degli ebrei ma anche delle minoranze etniche, linguistiche o religiose nel nostro paese, ma dobbiamo sottolineare soprattutto la gravità delle leggi razziali che nel 1938 furono imposte dal regime fascista agli italiani. Questo ricordo che è alla base della discriminazione razziale successiva va sottolineato, perché sta a significare come quegli avvenimenti di 80 anni fa ebbero delle conseguenze tristissime per il nostro paese e per intere famiglie e migliaia di italiani che avevano soltanto la colpa di essere o ebrei oppure zingari oppure apolidi oppure appartenere a minoranze di carattere religioso, di carattere anche di genere, che ne fecero appunto oggetto di discriminazione e che divenne tutto questo oggetto di discriminazione. Allora, ricordare le leggi razziali, ricordare la responsabilità del nostro paese e del regime fascista sotto questo versante sta a significare una sottolineatura di una necessità, quella di non dimenticare da un lato, ma soprattutto essere molto attenti, molto allertati a che comportamenti, norme e scelte politico-ideologiche possono in qualche modo ripetersi e ricondurci a questa tragedia da cui vorremmo davvero essere lontani, non soltanto nel tempo ma anche culturalmente. Importante soprattutto, insomma, che questa testimonianza sia ascoltata dalle giovani generazioni e dagli studenti. Sì, è un modo come un altro per far comprendere, senza imbonire nessuno evidentemente, come il nostro paese non è stato estraneo storicamente a questo tipo di atteggiamenti discriminatori e razzistici, ma può correre anche oggi questo rischio. Allora, attualizzare, non per far sì che la storia diventi maestra di vita, ma semplicemente per ricordare come il nostro paese, avendo vissuto quelle esperienze, deve essere molto attento a che quelle esperienze non si ripercuotano, non si ripetano in qualsiasi forma, anche se diversa o leggermente diversa rispetto al passato. Oggi cosa vedremo? Poi ci sarà anche un appuntamento del pomeriggio. Allora, intanto questa mattina qui al liceo convitto ci sono le scolaresche che avranno modo di ascoltare la testimonianza da un lato di un testimone importante, figlio di Aldo Pavia, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale degli Ex Deportati Ebrei del nostro paese e che ha avuto il triste privilegio di vedere la propria famiglia essere discriminata e scomparire nei lager nazifascisti. Dall'altro avremo la testimonianza di Giulia Di Rocco, che è presidentessa di un'associazione di Lanciano e che in rappresentanza anche della minoranza dei Rom, dei Sinti, degli Zingari genericamente intesa, ci ricorda come ad essere discriminati dalle leggi razziali e poi dalle persecuzioni non furono soltanto gli ebrei ma anche queste minoranze etniche, di cui gli Zingari furono una parte essenziale.